Il dato qual è? Io ho fatto una proposta molto chiara e limpida. Oggi i cittadini hanno bisogno di una politica che risponda ai problemi concreti. E quindi questi problemi concreti, come affrontarli in un momento di crisi e soprattutto come risolvere i problemi. E in questo è evidente che questa nuova sfida, diciamo, non può riprendere in maniera rigida e schematica gli schieramenti così come sono, oppure i partiti così come sono collocati. È evidente che i partiti hanno il loro ruolo, gli schieramenti hanno i loro ruoli, ma il cittadino credo che voglia capire meglio qual è la proposta di governo, quali sono le questioni concrete, i contenuti, quindi non si possono queste cose affrontare a prescindere. Vale per la politica in genere, nel senso che se la politica non risolve i problemi non può rigidamente riproporre gli schieramenti. I cittadini non si fanno incasellare così facilmente o da una parte o dall'altra se non è una discussione di contenuti. Quindi la mia proposta è una proposta di questo genere, molto semplice, poi vedo che quando si discute sono tutti d'accordo. Se si vuole ricercare qualcosa che non ho detto, beh, quello è un esercizio che lascio a chi tiene la testa rivolta al passato. No, io vorrei che fosse sempre chiara la mia proposta. La mia proposta è sui contenuti, quindi io non vado a prescindere dai contenuti. E poi certo che ci sono differenze tra i partiti, ci sono differenze tra gli schieramenti, ma che quelle devono nascere dalle cose concrete. Io diffido di quelli che propongono... bisogna stare qua o di là come se ci fosse un incasellamento dei cittadini. I cittadini non si fanno condizionare, vogliono una risposta alta della politica, una risposta seria della politica in questo momento di crisi. Poi quello che faremo stasera in Alta Irpinia è un'importante iniziativa su una grande scelta che ha fatto la Regione Campania. Non solo andremo a dire e andremo a ricordare come per esempio su quei comuni, ma non solo quei comuni, l'Alta Irpinia è stata dimenticata per tanti anni. Oggi ha circa 100 milioni di finanziamenti quei comuni per grandi e importanti opere pubbliche che riguardano l'ambiente, che riguardano i servizi ai cittadini, che riguardano la ristrutturazione e la bellezza di quei borghi. Quindi abbiamo fatto un intervento che non si è mai fatto negli ultimi 25 anni in Alta Irpinia. In più abbiamo portato l'Alta Irpinia come progetto pilota nazionale per le aree interne. Quindi noi siamo orgogliosi in Campania di poter dire che abbiamo l'Alta Irpinia e l'abbiamo discusso col governo, è stato accettato per fortuna dalla Commissione europea, quindi questa è una grande risposta a un importante tema delle aree interne del nostro paese.